io credo che la tecnologia, in una logica micro, risolva molti problemi. Lo risolve perché, faccio un esempio banale, ad oggi risparmiatori, investitori che sono accompagnati da un consulente finanziario rappresentano meno del 10% della popolazione investitori. Vuol dire che gli altri 90%, quindi il complemento, è assistito sulla base di un evento, quindi su base transazionale, dagli addetti allo sportello, tipicamente con gli addetti tradizionali. Essendo di tipo transazionale non c'è nessuna rispondenza rispetto a quali sono gli effettivi fabbisogni di assistenza, l'effettivo controllo, il monitoraggio di un portafoglio finanziario, che può essere anche direi articolato in prodotti assicurativi ove necessari, prodotti previdenziali che sono sempre più necessari. Manca, c'è un qualcosa che manca. La tecnologia consente di poter servire quindi una popolazione molto vasta, si parla qui di accessibilità, di velocità nell'accesso, della disponibilità, 7 giorni su 7, 60 giorni su 60, attraverso meccanismi che hanno una forza molto data dal fatto che non vi è un consumo del servizio stesso. Quindi non c'è un servizio che ha un limite d'offerta e questo genera una grande capacità di rendere immediatamente trasparente, ma direi anche uguale quello del trattamento di naturalità di soggetti. Quindi da questo punto di vista è un grande vantaggio. Rimane sempre il problema di come è costruito questo servizio, quindi la tecnologia è uno strumento, nulla ci dice sulla qualità del servizio e quindi anche su quelle che poi sono le risposte, le coerenze tra bisogni, fabbisogni anche inespressi e contro le risposte. Quindi questo è un primo tema. Il secondo tema che oggi è stato trattato, si parla di algoritmo, l'algoritmo però è uno strumento, ovvero il cuore del problema è l'informazione, non parlerei di dato perché dato dà il senso dell'oggettività, ma parlerei di informazione, comunque di questa segnale poi abbiamo la notizia, l'informazione, l'opinione, l'idea, l'inferenza, la previsione, la congettura, quindi anche una sua enorme declinazione del concetto di informazione. Ha fatto bene il collega Dell'Arera quando ha detto ma che cos'è dato? Effettivamente dobbiamo partire da che cos'è dato, cos'è informazione e quindi porsi un problema di controllo della qualità di queste informazioni che sono giacciono in questi famosi big data e che sono utilizzabili per una pluralità di finalità. Ci sono finalità commerciali, queste ben conosciute, ci sono finalità di profilatura che aiutano a dare risposte mirate. Quindi non guarderei sempre il bicchiere dal punto di vista della parte vuota, parlerei anche e sottolineerei anche i benefici della nuova tecnologia che riesce a razionalizzare, a cogliere degli aspetti, anche di quello emozionale, che una relazione umana non coglierebbe. Questo è un problema di costruzione e del set informativo e anche della funzionalità, della razionalità intrinseca dell'algoritmo stesso. Quindi c'è un problema di controllo dei dati, c'è un problema di funzionalità dell'algoritmo, ma va colto il caso per caso. Certo è che vi è una dinamica di fondo che preoccupa. La dinamica di fondo è data dal fatto che chi ha i mezzi organizzativi, tecnologici, finanziari e ad oggi anche una massa enorme di informazioni di tipo granulare sulle persone e sui soggetti anche giuridici, sulle imprese, ha la forza di condizionare quelli che sono mercati che ad oggi tradizionalmente sono considerati separati, ma che in realtà sono fortemente contigui e possono essere attratti. Quando Google gestisce il mercato cosiddetto della pubblicità, in realtà acquisisce informazioni che può usare come meglio crede. Pubblicità vuol dire molte cose, non soltanto informazione diretta all'impresa di qual è il target di cliente, ma può voler dire quali caratteristiche queste cliente hanno, cosa possono comprare oltre a beni anche servizi, oltre a quello che si è detto prima, una possibilità di traslare sul mercato delle opinioni, delle idee, quindi condizionamento.
Google però gestisce anche servizi finanziari, Google gestisce cloud, quindi è in grado di prestare servizi a terzi, ma di innescare questa aggregazione di informazioni che altrimenti non potrebbe raggiungere. Qual è il problema? C'è un problema. Chi sta fuori da una piattaforma digitale non esiste. Cioè, il vero problema è che un po' si diceva la rappresentazione della realtà. È così. C'è una realtà rappresentata ed è catturata dalle piattaforme digitali. Chi non è nelle piattaforme digitali non esiste. Il nostro mondo è un mondo narrato, rappresentato, e questo è un problema, perché condiziona poi anche le eventuali scelte del consumatore, dell'investitore, se dovesse mai operare una scelta di tipo trasversale, orizzontale tra diversi soggetti capaci di prestare lo stesso servizio o il servizio desiderato. Quindi questo è un punto importante, quello della dinamica. Il secondo punto è un mondo dove c'è una riduzione notevolissima dei costi di transazione, perché la digitalizzazione li abbatte. La forma impresa ha meno senso di esistere storicamente nella letteratura economica. L'impresa nasce in quanto punto di minimizzazione dei costi di transazione. Nel momento in cui i costi di transazione si abbattono, il mercato recupera tutta la sua forza attrattiva. Posso fare la bicicletta comprando singoli pezzi contestualmente, rimontandomi in casa, e ho fatto la bicicletta, non mi servo più da produttore di bicicletta. Ma a quel punto chi gestisce questa forma a mercato, cioè il gestore della piattaforma, ha una forza contrattuale nei confronti di tutti gli utenti, lato offerta e lato utenti consumatori, potentissima. Questo è un elemento centrale, perché non gestisco l'infrastruttura informatica, digitale e tecnologica, come diceva il professor Bassano. Definisco le regole di accesso e di permanenza dentro questa piattaforma che diventa mercato. Quindi definisco l'esistenza e la sopravvivenza anche delle imprese e quindi le condizioni. Cosa c'entra questo con il sistema finanziario? Ve lo spiego. Noi viviamo ad oggi con tutta una serie di entità che sono ben localizzate. La banca è un prestatore di servizi finanziari verticalmente integrati, fa tante cose insieme e si trovano fisicamente raggiungibili. Ecco, credo, tutti questi processi di intermediazione finanziaria, ad eccezione di servizi ad altissimo valore professionale, la consulenza fiscale, piuttosto la consulenza sul lavoro, la societaria, alcuni livelli di consulenza, sono tutti replicabili. Non so, prima il dottor Menza diceva, citava Walter Benjamin, benissimo, siamo nel mondo della riproducibilità tecnica, il fintech riesce a spezzettare qualunque processo di intermediazione finanziaria e sottoprocesso. Il che vuol dire che questa massa d'urto di innovazione cerca spazio e cerca visibilità. La gestione di piattaforma è in grado di dargli l'infrastruttura digitale e la reputazione, la visibilità. A questo punto questo ingranaggio, il meccanismo che si viene a formare è certamente di strada. Ricordate il vecchio detto del fondatore della Microsoft, che disse banking is necessary, banks not. Quindi l'attività bancaria è necessaria, le banche non sono necessarie. Lo disse nel 94, quindi più di 20 anni fa. Ora, questa profezia è realizzabile. Ora, dove sta chiaramente il meccanismo? Cosa si può fare per evitare che attraverso un restringimento degli spazi di libertà e di scelta dell'utente, consumatore e delle imprese si riducono quelle che sono condizioni essenziali del vivere civile, del vivere sociale, cioè che vi siano delle polarità talmente potenti da condizionare anche quelle che sono le nostre interdisce. Questi sono gli interventi certamente di tipo politico e non possono essere fatti a livello nazionale. Cioè, quindi occorre alzare il livello, è un problema di accordo intergovernativo sovranazionale, forse neanche l'Europa è sufficiente come entità istituzionale che possa agire da questo punto di vista, bisognerebbe guardare più in alto al G7 o al G20. Questo
non per allontanarmi da quello che è un tracciato di che cosa si può fare, ma bisogna selezionare la componente micro dalla componente macro e coglierne anche le dinamiche di, direi, di riorientamento di disegno di questa struttura, economica complessiva che si muove in una logica di riduzione dei costi di transazione, l'importanza dell'informazione senza però mai domandarsi che cos'è informazione e cosa contiene, e anche di libertà, ampiezza e libertà. Questo è un po' quelle che sono, a mio avviso, le problematiche che vanno studiate. Dicevo all'inizio, la teoria del tutto, noi dobbiamo risolvere il problema del tutto. Che non ci sono pezzi che possono essere trattati separatamente. Un sistema finanziario monopolizzato significa un sistema economico strozzato e schiacciato, un sistema economico che non ha più libertà di innovare, di esprimersi, perché chi ha potenza organizzativa ed economico-finanziaria sottrae, vuol dire condizionamento anche della democrazia. Quindi tutte queste sfere non tocchiamo tipicamente la nostra attività quotidiana, però si tengono. Io ho imparato oggi una cosa importante, non so perché è importante che le regioni forniscano pubblicamente il loro punto di vista su questi temi, ma due, che la mappa concettuale è una mappa concettuale che tiene insieme tutta una serie di elementi che sfuggono alla sincronia e che sono fondamentali. Io credo che la riunione di oggi, per noi insegnanti di grande interesse, forse dovrebbe essere prodotta in streaming per le università, perché è importante che questa discussione venga fatta a vari livelli, segmentando, ma mantenendo l'unitarietà di visione, che altrimenti si perde in una logica molto settoriale. Giustamente ha detto, attenzione, il mondo viene tagliato a fettine e questo fa perdere la visione del tutto. Se andiamo a vedere, e poi mi faccio per carità, la strategia del mercato unico digitale e tutti i provvedimenti che la Commissione Europea ha messo in piedi per rispondere a questa logica, vediamo che c'è una visione non olistica. Citava il professor Bassani, l'e-commerce è del 2000, l'e-commerce aveva creato le premesse per la diffusione della piattaforma digitale, eliminando qualunque responsabilità al gestore della piattaforma perché stava fornendo servizi informatici. Peccato, come vi ho spiegato, che il gestore di una piattaforma digitale che include servizi finanziari sta gestendo il mercato, sta decidendo a che condizioni si accede a quel mercato, a che condizioni si permette. È una sorta di Zeus, è molto differente. Però la Commissione Europea si perde, esiste la direttiva servizi, la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, la direttiva e-commerce, sulle privacy non sono stati fatti passi avanti, quando si è fatto il regolamento EIDAS sulla identità digitale, si è regolamentato cosa l'identità digitale per accedere ai servizi pubblici, e ci si è identificato dell'accesso ai servizi privati, e cosa si fa? E il mercato risponde giustamente, Twitter piuttosto che Google offrono il famoso social login, utilizzo le login private presso Google per accedere ad altre piattaforme. Qui si perde la centralità di uno Stato, di un'entità sovrana, direi anche sovranazionale, scusate, che definisca le regole del gioco tale da evitare questo condizionamento potentissimo di chi ha i mezzi per fare. Ecco, questa è una serie di perdite. È un invito a ragionare veramente in maniera olistica e non perderci quando le occasioni di dibattito in Commissione Europea ci sono per incidere su quelle che sono le misure normative. Noi siamo totalmente assenti. Totalmente assente, ci si interrogava sulla possibilità di utilizzare la carta fiscale, il codice fiscale, scusate, per l'accesso ai servizi digitali bancari. Quando ho posto il problema, ma prima di porsi il problema del codice fiscale, forse perché noi ragioniamo sull'identità digitale, facciamo una battaglia sull'identità digitale, noi non conosciamo neanche ciò di cui parliamo, questo è il vero problema. Questo è un dramma, cioè siamo. Affrontiamo situazioni complesse, complicate, in maniera totalmente frammentata e non abbiamo visione del campo di gioco. Per cui io dico grazie a questa organizzazione, perché quantomeno ci ha finalmente consentito di allineare visioni e posizioni e di imparare molto anche su come procedere e come darci un metodo. Grazie.